it's Dottor Lecter, mi chiamo Clarice Starling. Posso parlare con lei? È della squadra di Jack Crawford, vero? Sì, lo so. Posso vedere le sue credenziali? Certo. Più vicino, per favore. Più vicino. Questo scade tra una settimana. Non è proprio dell'FBI, vero? Sono ancora in addestramento all'Accademia. Jack Crawford ha mandato una recluta per me? Sì, sono una studentessa. Sono qui per imparare da lei. Forse può decidere da sé se sono abbastanza qualificata per farlo o no. La tua è una risposta ingannevole, agente Starling. Sediti. Allora, dimmi, cosa ha provato a dirti Mix? Il multiplo Mix della cella accanto? Ti ha fischiato. Che ti ha detto? Ha detto, sento l'odore della tua fica. Capisco. Strano, io non l'ho sentito. Tu usi Evian come crema idratante. E qualche volta porti l'air du temps, ma non oggi. Ha fatto lei tutti questi disegni, dottore? Questo è il Duomo, visto dal Belvedere. Conosce Firenze? Tutti quei dettagli a memoria, signore. La memoria, agente Starling, è quello che ho al posto di una bella vista. Allora, forse vorrà comunicarci il suo punto di vista su questo questionario. No. Stavi andando così bene. Non eri rimasta insensibile alla gentilezza. Avevi stabilito un clima di fiducia riferendomi quell'imbarazzante verità di Mix. E ora questa domanda di cattivo gusto sul tuo questionario. Non si fa così. Le sto solo chiedendo di dare un'occhiata, dottore. O lo fa o non lo fa. Sì. Jack Crawford deve avere davvero molto da fare se è costretto ad assumere degli studenti come aiutanti. È occupato a dare la caccia al nuovo arrivato a Buffalo Bill. Quanto è cattivo quel ragazzo. Lo sai perché lo chiamano Buffalo Bill? Spiegamelo, per favore. I giornali non lo dicono. È iniziato con una battutaccia sull'omicidio di Kansas City. Qualcuno ha detto, a questo piace scuoiare gobe. Perché pensi che stacchi la pelle? Agente Starling, stupiscimi con la tua perspicacia. Lo eccita. Molti assassini recidivi tengono dei trofei delle loro vittime. Io non lo facevo. No. No, lei se le mangiava le sue. Adesso me lo puoi passare. Agente Starling, tu pensi di sezionarmi con questo strumento spuntato? No, io pensavo che la sua conoscenza... Sei molto ambiziosa, vero? Sai cosa mi sembri con la tua borsetta pulita e le scarpette a buon prezzo? Mi sembri una campagnola. Un'energica campagnola ripulita con poco gusto.
Sei stata nutrita bene, hai questo allungato le tue ossa, ma non ti sei spinta più in là di una generazione rispetto ai rifiuti umani da cui provieni, vero? E quell'accento che hai tentato così disperatamente di perdere, pura Virginia occidentale. Che fa tuo padre? Fa il minatore? Puzza ancora di lampada a petrolio? So come ti hanno scoperta in fretta i ragazzi, tutti quei noiosi, puzzolenti palpeggiamenti sui sedili posteriori delle macchine, mentre tu avevi un solo sogno: andartene via, cercare qualunque cosa ti desse la possibilità di arrivare all'FBI. La sua analisi è chiara, ma è abbastanza forte da rivolgere su se stesso questa potente intuizione. Che ne dice? Perché non si guarda dentro e scrive quello che vede? O devo pensare che le fa paura? Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti. Vola di nuovo a scuola, ora piccola star. Il polso, così posso morire. Guarda il mio sangue! L'ho presa! Me, stupida cacchetta! Adesso la cazzo! La cazzo! Agente Sterling! Torna indietro! Agente Sterling! Non avrei permesso che ti accadesse questo. La scortesia per me è una deformità inconcepibile. Allora faccio questo test per me. No, ma ti renderò felice ugualmente. Ti darò la possibilità di avere la cosa che amo di più. Dottore? Una promozione, naturalmente. Ma ascolta attentamente. Guarda dentro te il resto di te stessa. Vai a cercare la signorina Moidir, una mia vecchia paziente. Dottore. M-O-I-D-L. Dottore. Non credo che Max riuscirà a calmarsi. Per me non è completamente pazzo. Vai ora!